Thank you. naturalmente parlando, bentrovati amici telespettatori, in questo appuntamento parliamo un po' di quello che il Consorzio Giobell ha messo in campo al Museo di Pitagora, tutte le iniziative, tutti i progetti, una struttura che diventa sempre più interessante per la nostra città, ma un polo d'attrazione dobbiamo dire per i giovani. Nei nostri studi con noi, chiaramente, Santo Vazzano, che è il presidente del Consorzio Giobell, e con noi Francesco Turra che lavora e fa parte del, del consorzio, ma è uno di quei giovani che fa un lavoro silenzioso, ma si dà molto da fare perché eh, questo progetto vada sempre più avanti e che possa promuovere sempre più iniziative rivolte, come dicevo, al mondo dei giovani. Un'estate che è stata molto bella, Santo, quella del, eh, al Parco di Pitagora, tanti eventi, tante iniziative, tanti convegni. Ormai tutto quello che si fa, la maggior parte la si fa da voi. Ma, spero di no, che si faccia anche, e sono sicuro che in altre parti si fa eh, altrettanto. Diciamo che noi quest'anno abbiamo puntato l'obiettivo eh, su, sui giovani, ma non in maniera eh, tale da fornire solo servizi, no? servizi musicali, educativi, di cultura, ma cercando di coinvolgere... Eh, i giovani eh, di qualsiasi età, da, dagli adolescenti ai giovani in età adulta, in un progetto che è quello eh, che noi diciamo che i crotonesi, i giovani e anche gli adulti devono prendersi in mano la propria vita per far sì che le cose cambiano. Un po' il filo conduttore è questa, eh, questo qui. Eh, noi stiamo sperimentando una serie di iniziative con un'alta valenza sociale e culturale, ma con l'obiettivo eh, reale e concreto. Di coinvolgere e far diventare protagonisti i giovani. Questa è diciamo la sostanza del nostro impegno. E Francesco, giustamente come tu facevi notare, eh, eh, un po' è l'anima di tutto questo, eh, sia per ragioni anagrafiche sia per ragioni di, di competenze anche professionali che aveva prima, che ha maturato, che poi ha consolidato nel consorzio. Siamo soddisfatti, ovviamente. Eh, solo questa settimana siamo passati dall'Agato dalla scientifico con le scuole superiori eh, di tutta la Calabria eh, ad oggi dove abbiamo presentato un progetto Erasmus veramente importante a tutte le altre attività che ci sono. Tantissime attività che chiaramente sono il segnale anche di voler far crescere e rendere consapevoli i giovani, Francesco. Questo sicuramente è forse il progetto più ambizioso perché dobbiamo dire che siamo abituati a vivere in un territorio dove il lamentarsi è la cosa più semplice e dove la diffidenza trova sempre spazio, ma nello stesso tempo dove non ci si interroga quale può essere il futuro dei nostri giovani pur avendo delle risorse meravigliose. Sì, è un progetto sicuramente ambizioso, però diciamo che siamo partiti da, eh, da un duplice obiettivo, quello da una parte di offrire, appunto, ai ragazzi eh, opportunità formative, opportunità culturali, eh, opportunità lavorative. Dall'altro però queste sono state strutturate in modo da non essere un qualcosa dovuto, perché appunto il tema della responsabilità per noi è importante. Eh, renderli partecipe, come diceva il Presidente, del loro, uh, del loro futuro, vuol dire proprio questo, a fronte di un'opportunità che noi cerchiamo di offrire, eh, c'è bisogno però che loro si mettano in gioco. Oggi appunto abbiamo presentato il progetto Erasmus che è, è sicuramente un, un progetto ambizioso e per un ragazzo di 18 anni magari andare subito, mh, subito lontano da casa, non solo fuori dal proprio paese, ma anche eh, lontano dalla propria nazione può sembrare una sfida difficile, però appunto ecco, il mettersi in gioco per raggiungere quegli obiettivi che noi cerchiamo di, di offrire ai ragazzi. Certo, questo significa che chiaramente le, le proposte sono tante e tante se ne possono fare, Santo, perché chiaramente non ci si deve fermare soltanto ad un tipo eh, di settore o di ambito, bisogna uscire dagli schemi che ormai conosciamo bene ed essere innovativi per loro. Sì, eh, noi partiamo mh, da una situazione che secondo me... Eh, Critica e rappresenta un po' il, uh, il problema dei problemi. E io parlo adesso da, da responsabile storico di, di un'associazione, di una cooperativa, ma parlo anche come genitori. Noi siamo troppo protettivi verso i nostri figli e, e quindi i giovani fanno fatica a sperimentarsi. Eh, nella società italiana eh, c'erano alcuni appuntamenti fissi, per esempio eh, c'era il servizio militare che rappresentava un passaggio dalla vita adolescenziale alla vita adulta. Ora queste cose non ci sono più. Eh, questa adolescenza, adolescenza prototatta insomma si è giovani sempre adesso, fino a 30-40 anni. Quindi non si sa più qual è il confine per stare a casa, per uscire, per fare esperienza. Quello che noi stiamo facendo e il parco Pitagora ne è un esempio, è quello innanzitutto di farlo uscire da casa. Questo è l'obiettivo minimo. E l'altro obiettivo, insomma, più articolato, più ambizioso, ovviamente, ma eh, che dà anche i suoi frutti, è quello di costruire eh, attorno a questa una proposta aggregativa, una proposta formativa di alto profilo. Però l'obiettivo è questo: dare opportunità ai giovani e come diceva eh, Francesco Pocanzi eh, di darli richiedendo responsabilità. Eh, ci deve essere anche da parte di noi educatori un impegno ma dall'altra parte ci deve essere altrettanto impegno nell'assunzione di responsabilità. Eh, Francesco, mh, tanti come dicevamo i progetti, tante le proposte, adesso anche la proposta per lo sport all'aperto. Sì, diciamo che eh, lo sport all'aperto si inserisce sicuramente all'interno di, di quel filone che vuole riportare sempre di più, eh, che vuole restituire sempre di più il parco alla collettività. Attraverso questo si vive il parco innanzitutto in maniera, in maniera sana. E eh, si offre anche uno, uno spazio sociale perché, al di là dell'attività sportiva, comunque eh, è un momento anche per confrontarsi con gli altri, vivendo, vivendo il parco. E, e vivendolo in, uh, insieme a tutti gli altri frequentatori del parco. Quindi, diciamo, è anche un modo per permettere a, a quelli che possiamo dive definire diversi ecosistemi del parco, eh, le diverse tipologie di persone che frequentano il parco, di interagire fra di loro per consolidare questo ritrovato eh, visione, vissuto del parco. Sì, una visione del vissuto, ma dobbiamo anche aggiungere a tutto questo che eh, nessuno si aspettava eh, che il Parco Pitagora, il Museo di Pitagora, diventassero il fulcro, il punto di riferimento per questa città e non solo. Eh, nessuno si aspettava e credeva in questo progetto. Come al solito, noi siamo, come dicevo prima, siamo, siamo abituati a dire si sì, vedrà, ma poi alla fine si stancheranno. Invece, più passa il tempo, più mi rendo conto che sono tante le proposte che voi fate, Insomma, anche gli artisti nazionali, internazionali che arrivano eh, al Museo di Pitagora. Eh, eh, è, un bel, è un bel risultato perché possiamo confrontarci con una crescita costante di quello che può rappresentare il mondo dell'arte, dello spettacolo, della cultura in Europa nel mondo e confrontare quello che noi siamo. Sì, qui c'è, la voglio dire con una, in sintesi con una massa, con una massima, è credere anche nelle cose invisibili. Noi veniamo forse da una cultura sbagliata, che è quella famosa frase di San Tommaso, dice: Non credo se non tocco, no? Eh, qui invece è esattamente il contrario, nel senso eh, credere nei, nei sogni, nella propria progettualità e poi l'esperienza ci insegna che i, i sogni diventano segni, no? c'è questo grande segno eh, dovuto proprio al fatto che noi abbiamo, veduto, abbiamo eh, alzato l'orizzonte, abbiamo visto oltre l'orizzonte. Per citare Leopardi, abbiamo eh, svolto lo sguardo oltre la siepe, la siepe no? e questa è stata forse ed è tuttora diciamo, la nostra ricchezza: quella di, di essere curiosi, di essere appassionati, di credere nel cambiamento perché è un po' quello che dicevi tu prima, Giussi: il parco rappresenta un. un, un un segno di un cambiamento possibile, di un cambiamento di, dei luoghi, ma anche un cambiamento delle persone che vi sono lì dentro, che eh, quotidianamente eh, vi partecipano. E a testimonianza di ciò eh, porto un'ultima decisione di qualche eh, eh, minuto fa, di qualche oretta fa, dove appunto per l'attività fisica che facciamo, organizzata all'interno del parco, che era prevista... In due giorni settimanali, vista la grande affluenza e partecipazione di persone che si impegnano, ci credono, ecco, diventa un'attività quotidiana. E questo perché abbiamo contaminato: un po' di chiamiamola presunzione, abbiamo contaminato altre persone nel credere in questo progetto. L'altra ricchezza di questo progetto è il fatto che non siamo da soli. Insomma, ci diventa, adesso siamo in un percorso dove diventa anche facile proporre percorsi di cambiamento ad altri soggetti, gruppi, singoli, associativi, eccetera. Adesso tutti dicono di sì, Francesco. È più facile trovare una risposta positiva che una risposta negativa, quindi vuol dire che si comincia a credere e a capire che bisogna fare rete, che bisogna fare sistema nella nostra terra, se vogliamo in realtà avere la possibilità insomma, di guardare al futuro eh, con una maggiore eh, conoscenza, consapevolezza e con maggiore eh, forza. Sì, diciamo che da questo punto di vista il parco rappresenta una grandissima testimonianza di quello che è possibile fare se si ha la volontà di farlo, e, oltretutto reso ancora più grande dalla, diciamo, possiamo anche definirlo, dalla mastodontica mole della struttura, perché più poi è grossa la struttura e tutto quello che ne consegue, più è grosso il lavoro che c'è da fare. Ora che si vede, non si intravede, ora si vede pienamente, anzi ora si vive. Eh, questa dimensione che noi per anni abbiamo immaginato per il parco, ora che questa dimensione è ben visibile eh, c'è più ottimismo da parte delle persone, c'è più fiducia in questo percorso perché eh, si comincia a vedere che effettivamente eh, un, un riscontro concreto c'è e il fatto che poi la gente possa effettivamente usufruire e vivere il parco, una volta che gli è stato promesso di poterlo rifare, beh sicuramente questo ha aiutato molto e, e, e spinge, incoraggia verso l'ottimismo da questo punto di vista. Avete già programmato, Santo, per eh, il periodo invernale le iniziative? Avete già in mente una programmazione? Eh, che continui a farci credere insomma, che non siamo cittadini di serie B e che quindi abbiamo l'opportunità anche di serate diverse, di momenti particolari? Sì, eh, a dir vero noi ormai facciamo una programmazione annuale. Eh, ovviamente nel nel, nella programmazione chiamiamola sociale che va da ottobre a settembre, quindi noi abbiamo già quasi tutto programmato fino a settembre 2020 e alcune cose le abbiamo già programmate per il 2021. Eh, guai se non ci fosse programmazione. Eh, quindi non soltanto diciamo, la seconda parte dell'autunno ma anche l'inverno sarà occasione di importanti... Di importanti attività sui vari campi sociali, aggregativi, culturali, convegnistici, eccetera. Eh, aggiungiamo che il consorzio. L'Obello è un consorzio storico del, del nostro territorio, vede insieme tante cooperative, quindi significa che in realtà il sociale è ancora un settore in cui si può intervenire, insomma, sotto tutti i punti di vista? Sì, il, il, il sociale, io credo che in questo momento. Eh, diciamo il terzo settore in genere è quella parte di società che tiene coesa la nostra comunità nonostante ahimè le istituzioni ancora non investono no? non investono in una progettualità appunto sociale in politiche attive del lavoro nei servizi educativi, all'infanzia eh, eccetera eh, di fatto però nelle parrocchie, nei gruppi, nelle associazioni ecco c'è quella, quella frenesia e quell'impegno per cui questa società, soprattutto calabrese, non derivi ancora verso lo sfascio. Ahimè, ripeto, eh, le istituzioni investono ben poco, li, nel vero senso proprio non di spesa pubblica, ma proprio di ragionamento di politiche culturali e, e sociali. Eh, Francesco, siete tanti giovani all'interno del Parco Pitagora, del Museo, giovani che da, danno il contributo costante, insomma, eh, giovani che ci credono in quello che fanno? Eh, sì, assolutamente. Da questo punto di vista è una grande fortuna poter lavorare in un, in un contesto giovane dove comunque la visione di quello che vuole essere lo sviluppo è comune banalmente per, eh, per, motivi, per motivi anagrafici, eh, però sicuramente eh, lavorare con altri ragazzi che hanno una visione più fresca, no? quindi rispetto a, a quello che deve essere lo sviluppo, ma proprio eh, quando io ho cominciato questo percorso. Eh, uno dei punti cardine insieme al Presidente che si è deciso era proprio quello, quello di dare una squadra giovane al museo per questa sua ritrovata identità. Un museo che ha al suo interno tantissime opere di artisti anche crotonesi, quindi eh, non è soltanto musica, non è soltanto convegnistica, ma anche l'esposizione della nostra arte. Un sussulto d'orgoglio? Sì. E... Appunto nella programmazione è previsto un periodo abbastanza importante affinché gli artisti calabresi trovino il loro spazio. E noi, come dire, abitualmente c'è quest'opera sempre di condivisione, di progettualità dove dam, dam, da, diamo spazio eh, appunto alle opere, ad opere che riguardano la, la pittura, che riguardano la scultura, la fotografia. Insomma, questo è il museo di Pitagora della scienza e dell'arte contemporanea. E soprattutto nell'arte contemporanea, appunto, c'è una vivacità anche in Calabria abbastanza importante. Anche nella città di Crotone ci sono tanti bravissimi artisti, no? che io come dire, non definisco artisti locali, ma eh, definisco artisti del mondo proprio perché anche loro hanno una visione culturale di alto livello. Francesco, che visione hai tu di Crotone? Io ho una visione sicuramente ottimistica, eh, altrimenti non sarei sicuramente rientrato, rientrato qua, però ho una visione ottimistica. E vedo che le cose si stanno muovendo perché c'è questo fermento, sento che la gente ha voglia di fare e soprattutto ha voglia di farlo eh, lungo delle coordinate principali che sono fondamentalmente quelle di promuovere uno sviluppo comunque sicuramente solidale e con un'attenzione particolare allo sviluppo sostenibile, sia delle attività economiche che sociali. Tu sei convinto che stiamo uscendo dalla crisi, Santo? No, io sono convinto che sono maturi i tempi affinché i, i calabresi possano fare un passo avanti. Non so se usciamo dalla crisi perché non dipende solo da noi, dipende da, dall'economia mondiale, dall'economia italiana e noi siamo periferia di periferia. Eh, però eh, sottolineo questo fatto che c'è un fermento abbastanza importante in città come in tutta la Calabria eh, che dà buona, dà buona speranza insomma, per noi e per i più giovani ma per tutte le realtà. E, e sempre di più credo che si abbia coscienza di quella che sia la propria identità. No? Io ricordo sempre che Crotone, in modo particolare, per anni ha avuto un'identità industriale che, nel bene e nel male, l'ha costruita, l'ha potenziata, ha creato ricchezze e adesso è la ricerca di una nuova identità. Credo che scommettere diciamo, sulle proprie, sui propri difetti, sulle proprie marginalità, ma anche sulle proprie ricchezze, può essere una, eh, davvero un'occasione. E voglio sottolineare proprio questo: noi dobbiamo. Quando parliamo per esempio di tipicità pensiamo sempre alle cose buone. Noi dobbiamo innamorarci dei nostri difetti, cioè? di quello che è la nostra vulnerabilità no? strutturale, fisica. La nostra vulnerabilità deve essere, eh, deve essere eh, quella cosa che ci dà, per, ci dà la possibilità di stare insieme e di uscire insieme da questo stato di cose. Faccio un esempio ben preciso. Eh, da noi, eh, come dire, ci sono persone eh, che hanno avuto problemi insomma con la giustizia, detenute ex detenuti, come abbiamo persone che vengono dalla disabilità. Nel momento in cui diamo fiducia a queste persone, ecco che i risultati ci sono. Quindi ho un po' bruciato la domanda: perché ti spiego? <ride> Volevo fare riferimento anche a questo: all'interno della struttura ci sono anche persone. Che vi sono state affidate, dobbiamo dire, perché magari hanno fatto l'esperienza del carcere e avevano bisogno di fare un servizio civile. Ecco, eh, ma anche abbiamo visto dei ragazzi con, con la disabilità all'interno del parco, abbiamo visto anche migranti. All'interno del parco che si muovono con compiti ben precisi e che operano all'interno eh, del parco e del museo. Beh, eh, questo è un fatto che socialmente è molto interessante perché invece di emarginare le persone si possono includere. Sì, questa ovviamente è la parte che noi teniamo più riservata perché appunto parliamo eh, di persone con, eh, diciamo, con una forte vulnerabilità. Quindi sono. Diciamo la parte che ne parliamo di meno, ma il vero successo di Giobella e del parco è proprio questo. Il vero successo è quello: che persone che erano ai margini, che erano in difficoltà, adesso sono protagonisti della propria vita. E questo è il grande. Quando io dico che è possibile il cambiamento, non è perché. Solamente il museo di Pitagora. Fino a qualche anno fa non c'erano le vetrate, non c'era energia elettrica, non c'erano le luci, non c'erano i bagni. Non era un museo, era una struttura diroccata e abbandonata. Ho detto prima: c'è stato un cambiamento fisico dei luoghi, ma il vero cambiamento sono le persone che vengono con noi e ritrovano la dignità. E se è possibile, questi in uno spazio abbastanza piccolo. Io credo che questo sia possibile anche a livello di città e eh, di, eh, di Calabria, però per questo bisogna avere una visione, bisogna crederci, bisogna innamorarsi di noi stessi, perché molte volte noi non ci vogliamo manco bene, questa è la verità, Dob dobbiamo volerci bene, dobbiamo volere bene al nostro vicino, al nostro fratello, al nostro concittadino, eccetera. Tu Francesco lavori molto dietro le quinte, dobbiamo dire. Eh, però a qualsiasi ora si viene al museo ti troviamo lì quindi quando hai deciso di tornare a Crotone lo hai fatto perché ti sei convinto che avevi davanti la strada giusta sì quando sono tornato giù essenzialmente io sapevo solo che volevo tornare a casa perché mi sembrava giusto mettere le competenze che magari potevo aver acquisito nel mio percorso a disposizione della mia terra e poi quando sono arrivato qua ho avuto la fortuna di incontrare il consorzio sul mio cammino che mi ha dato un'opportunità però mh, mi rendo conto che l'opportunità più grande che mi ha dato è stata quella di darmi una responsabilità perché spesso e volentieri dalle responsabilità si scappa invece la L'opportunità più grande che mi è stata data è stata quella di effettivamente dire allora se tu vuoi fare questo devi anche eh, confrontarti con le responsabilità che, che ne derivano. E mi rendo conto che spesso e volentieri anche pensando al grande lavoro che c'era dietro, che non sarebbe facile così su due piedi eh, dare, dare queste responsabilità su un progetto che comunque veniva già da una pregressa esperienza molto importante. Però eh, i fatti, per fortuna, eh, ci hanno dato ragione, insomma. E ti abbiano dato ragione, infatti puntualmente eh, io chiedo a, a Santo di fare eh, delle interviste un po' più lunghe da quelle che si possono fare nel, nel momento degli eventi, perché credo che sia anche giusto far capire ai cittadini che quando si lavora, quando ci si impegna, quando si ha voglia eh, di fare, bisogna essere pazienti, ma poi alla fine santo, i risultati arrivano. E arrivano, eh, lo voglio dire perché forse non l'ho detto mai, l'ho detto poche volte, arrivano perché eh, questa esperienza è stata accompagnata da sempre, eh, perché c'è una... C'è un canale televisivo, c'è una televisione a crotone, c'è una parte di comunicazione importante a crotone che si chiama RT che ci segue da sempre. E noi riusciamo a fare quello che facciamo perché abbiamo un consenso da parte dei cittadini calabresi e dei crotonesi in modo particolare. Ma questo perché, come hai detto tu poco fa, <ride> come dire, vieni spesso e segui queste... Iniziative. E non da adesso, io mi ricordo, eh, erano la metà degli anni Ottanta quando abbiamo cominciato a fare le prime realtà, le prime cooperative. Quindi noi siamo bravi, non, lo, non mi nascondo niente un dito, o dietro una falsa modestia, abbiamo trovato compagni di viaggio, ma c'è un compagno di viaggio in modo particolare che è RT, che ci accompagna come dire, da sempre e quotidianamente sulle nostre eh, attività, ma non solo. Quindi il messaggio è possibile anche perché nella nostra strada abbiamo trovato eh, davvero non un partner, un amico eh, rappresentato insomma, eh, da Giussi Regalino e dal, dal suo staff, dalla sua televisione, che eh, veicola il nostro messaggio e lo veicola quotidianamente. Il problema vero, sai qual è? Tu, visto che hai aperto apro questa finestra e la chiudo subito, dicendo: Fin quando si può parlare bene della nostra terra, della nostra città, io sarò sempre disponibile. Perché purtroppo abbiamo tanta cronaca, tanti fatti neri, ma non può essere quello il volto di Crotone della Calabria. Sì, e, e faccio un esempio per testimoniare quanto dici. C'è una cattiva notizia e subito arriva alle tv nazionali, alla stampa nazionale eh, però poi sono, scopriamo che sono fatti eh, episodici a Crotone ci sono stati degli omicidi pure brutti insomma negli ultimi anni ma Crotone è una città sicura Crotone è una città sicura. Don, eh, eh, ci, ripeto, ci sono state diciamo, delle nefandezze, insomma cose eh, negative. negative, atroci, gravi, quello che vogliamo, ma sono relegate a contesti e a dinamiche ben precise. Crotone è una città sicura e purtroppo il rimprovero che io faccio alla stampa nazionale senz'altro ma anche diciamo, a buona parte della nostra stampa, che si è sempre diciamo, facile e disposti a far veicolare la negatività. Quello che abbiamo bisogno è di far emergere il positivo. Siccome siamo agli ultimi minuti di questa intervista, Francesco, non ti sei mai pentito di tornare a Crotone? No, assolutamente, eh, non mi sono mai pentito e anzi eh, vedendo dove, dove siamo arrivati oggi, la presentazione del progetto Erasmus di oggi, se penso insomma a tutte le attività che abbiamo messo in campo per rivalorizzare il parco e rendere i giovani protagonisti, penso di aver fatto sicuramente la scelta migliore. Mancano le luci al parco o sbaglio? Mancano non solo le luci, manca l'impianto di irrigazione, ci sono da ripristinare gli exhibit, ma qui sta partendo una campagna vera e propria dove alziamo il livello. In questi giorni partirà ecco, un nuovo percorso appunto, di condivisione e di coinvolgimento della comunità. I crotonesi? dei crotonesi sì. Ah, Quindi insomma lì dove non si arriva per una via si può arrivare per un'altra? Sì, come ho detto prima, quelli che sono i nostri difetti li facciamo diventare virtù. Eh beh, meno male, a me fa immensamente <ride> piacere perché vuol dire che non si rimane in attesa che gli altri si ricordino, no? Mai, eh, mai. <coughs> bisogna essere proprio... Anche se il nostro senso civico lo facciamo sempre, nel senso io credo che eh, un cambiamento sia possibile... Eh, se le istituzioni siano presenti. Quindi noi qualsiasi iniziativa eh, facciamo in modo che eh, le istituzioni, soprattutto quelle locali ma non solo, come dire, siano vicine e cerchiamo sempre di stimolarli. Poi noi mettiamo il massimo impegno ma i risultati non dipendono da noi. Ma eh, infatti eh, l'importante è metterci l'impegno e soprattutto l'importante è che i crotonesi conoscano e comprendano questo impegno. Poi ognuno ha il suo ruolo e lo fa in maniera propria, insomma non è che <coughs> bisogna per forza condividere il percorso. Ma è una domanda sicuramente difficile, mi aspetto che il percorso che abbiamo cominciato a intraprendere quest'anno eh, si concretizzi e che finalmente insomma, come dire, eh, si prenda consapevolezza di queste grandi opportunità che ci sono. Si, si trova il modo di convogliare tutta la voglia di fare che c'è per creare un, un percorso unitario sicuramente condiviso per, eh, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo che, eh, che, ci, siamo, che ci siamo preposti, per, dare, eh, per mettere a frutto insomma, questo fermento di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio. Avanti sempre, tutta Santo? Sempre. Io, ho, come sempre, tu azzecchi la terminologia. Io, prima di fare queste cose, subito dopo diplomato, ho fatto sette anni il barinaio. Quindi, eh, quando andavo a mettere lì al, alla barra, indietro tutto non mi riusciva, dovevo andare per forza avanti. Quindi, avanti sempre. Quindi, noi, avanti. a noi ci interessa sempre vedere il sole e che ogni mattina sorge, come dire, non guardarci indietro, il nostro sguardo è sempre avanti. Viverò in oggi. Sì. Infatti Francesco, noi abbiamo tantissime risorse e quelle risorse devono diventare il tesoro accessibile per la nostra città, perché così anche per tanti giovani sare, sarà possibile averli qua e far sì che dopo che hanno studiato, che hanno raggiunto anche un livello culturale e professionale adeguato, possano mettere il, il loro impegno per questa città e non sapere che c'è sempre la fuga dei cervelli. Eh, sì, questo sicuramente. Mi sento però di dire che forse, forse... Eh, c'è bisogno di un po' più di partecipazione, c'è bisogno di un po' di più di partecipazione consapevole perché naturalmente le condizioni sono critiche ma quelle sono condizioni diffuse, c'è bisogno però che noi ci mettiamo un attimino di più in gioco. Bene, noi siamo al termine di Culturalmente Parlando. Io ringrazio Santo Vazzano e Francesco Turrà. Abbiamo trattato l'argomento con grande semplicità, perché insomma a me interessa sempre arrivare al cuore dei cittadini e fare sì che ci, che ci sia quel sentimento di condivisione, di rispetto reciproco, di amore per Crotone e soprattutto un pensiero positivo. Perché sennò no, viviamo delle negatività e questo non fa bene a nessuno. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Grazie. Thank you.